interno ma all'esterno, Cesare. Guarda che roba, guarda che pubblico. Bene, Cesare, allora posso ringraziare tutti questi sponsor che mi hanno dato una mano. Intanto vedi, guardati il nome lassù in cima, che ci hanno dato una mano. Un attimo, che ci hanno dato una mano per poter mandare in onda questo bellissimo servizio. Un grazie particolare ai nostri veramente super sponsor. Numero 22, Cesare. Sì, di veloce, Ariadna, veloce. Rovira, Llorente. Benissimo, olè. Di dov'è? Della Spagna, con questo nome non poteva essere altrimenti. Tra l'altro, benissimo. Llorente era anche il nome di un giocatore di basket del Real Madrid. Benissimo, lo salutiamo la Spagna, che ci guarderà anche da là, perché io ho dato bigliettini a pieno. Mucho gusto. Ecco, guarda invece guarda il numero bellezza, 23. Arriva 23, dovrebbe essere Luis Langkild Larsen, ma con il beneficio di inventario, perché come ho detto... Non c'è problema, non ti ripetere, noi andiamo avanti con i nomi. Benissimo, numero 23. Vediamo se compare un nome. Eccolo sul lì. Maxi schermo laggiù in fondo. Andiamo, guarda che belle parrucche, Cesare. Sì. Tu puoi avere la moglie diversa, Col colore diverso. Assomiglia a quella del personaggio Barbarella. Guarda che bello, guarda che bello. Interpretata da Jane Fonda, personaggio degli anni 70, che forse ricorderete. Ecco, guarda che bei vestiti freschi, a parte tutto col caldo che c'è, Cesare. Guarda il numero. Numero 23, avevo indovinato. 23, numero 23. 23 ti ho detto, Cesare. Sì, ma non corrispondono okay. con quelli che ho sì, io. Sì, corrisponde il 23. Vai, corrisponde il 23. Il 24 Anna, è Anna. Anna, vediamo un po'. Leggi là nel tuo cartoncino. Ho un nome diverso, Roberto. Leggi, è 24, va dietro. Il mio 24 è Amanda Adomaitis. Ok, bene, qua abbiamo invece un'attrice e qua abbiamo la presentatrice che si chiama la signora Elisabetta Falciola, però non so se è signora Cesare, eccolo qua. Adesso andiamo con i jeans, Cesare, con i jeans. Sono jeans anche questi? La moda jeans, la moda jeans. Moda giovane. Moda jeans, eccoci qua. Andiamo avanti, siamo sempre in piazza Sant'Antonio, detta la piazza di Spagna di Gorizia. Questa si è messa gli occhiali da aviatore. Questa è una moda anti-moscerino. Una se moda... c'erano dei moscerini questa li fermava. È una moda particolare, vedi, contro la luce lì che veniva sempre contro, andava proprio bene questi occhialini. Questo non era proprio il bene. Massimo, sembra un po' un replicante dei film Blade Runner. Ecco, sì. Award, com'è quella lì? Award Collection. Award Collection, Award significa premio. Benissimo. Questo era Ju Jin Lee della Corea. Eccoci qua. Bene, andiamo con un'altra questa collezione. Questa è Carla Bruni. Andiamo con un'altra la collezione. La Premier Femme della Francia. Ecco, questo è veramente un bel vestito, modello spagnolo. Sai quelle che ballano... Il flamenco. Eccolo qua. Un altro ballo. Un'altera bellezza di una ragazza probabilmente dell'est europeo. Eccolo qua, sempre la collezione... Ecco, ritorna la Nielsen. Eccolo lì. Altre quattro. Un altro bellissimo vestito, care donne, questa settimana il programma è tutto dedicato a voi, impregnato per voi, tutto per voi, anche per gli uomini naturalmente, no? Comunque questa settimana tutto per voi, l'altra settimana abbiamo fatto sullo sport e questa settimana sulla moda, sulle collezioni. L'altra settimana era stata dedicata a Cesare la puntata, visto esatto. che è un grande amante dello sport, e questa volta invece alle sue fidanzate. Diana, sono chi c'è Diana? Diana Spencer. Ok, vedi là che c'è scritto, bon, comunque va bene, no, Cesare. C'era scritto Levis sullo sfondo. Sotto Cesare, sotto. Più sotto, andiamo, la mia vista vai. Spazi alto, quindi non era riuscito a vedere. Ormai mi sa che Cesare deve metterci gli occhialini. Gli occhiali, guarda che bella, sembra guarda. La ex attrice Agostina Belli, ti ricordi eccolo di Agostina? Sì. Guarda che tacchi che ha. Adesso fai attenzione perché dopo ho filmato la presentatrice, la signora Elisabetta Falciola. Plurinominata quest'oggi. Ecco, perché è il nostro gioiello per questa settimana, Cesare. Ecco, la chiameremo anche per fare la presentazione delle nostre puntate presto. Eccola lì, certo, perché dopo vorrebbe conoscere Cesare. Bene, allora gli ho filmato i tacchi e tu devi stare molto attento a non rompergli le scatole. Ah sì, se no perché ti ha dei tacchi. Calcio che no, ha dei tacchi veramente a difesa personale. Ecco quella che ti dicevo prima, la Nielsen è una grandissima misquetta. Sì.
però non so di che. Penso sia un po' più piccola della Nielsen, che era alta 2 metri. Eccola qua. No, no, ma sono... è alta tuttora, credo. Guarda che queste tu le vedi, ma somigliano piccoline, ma sono altissime, sì. Tutte da 1,80 m. Però... bene, andiamo un attimo, che c'era anche una moda. C'era una guest star, ossia una stella ospite, rappresentata dalla ditta Aquilano Rimondi, che vedremo tra qualche istante intervistata dalla nostra Elisabetta. Benissimo. Continua intanto la sfilata delle bellissime modelle, piene di charme, piene di fascino, che con grande maestria stanno misurando il palco. Eccolo qua. Questo è la ditta Aquilano Rimondi, creativi brand. Ecco, sentiamo Fabio Gentile. Anche fa parte del commercio, no? Diciamo, lei ha visto, l'ho vista io lei, ha visto che coreografia, che bellezza, che spettacolo ieri con quello di Mitel Moda. Ma io credo che ieri sia stata una giornata eccezionale per la città di Gorizia, perché ha visto la concomitanza di Mitel Moda, delle semifinali del torneo Lizza, che sono anche molto importanti, sì, e del torneo Dudi Trainer in piazza Cesare Battisti. E ieri effettivamente anche complice il bel tempo, finalmente il bel tempo, la città di Gorizia era letteralmente piena di cittadini. Ritornando a Mitel Moda, penso che difficilmente si possa trovare uno scenario così invitante come era Piazza Sant'Antonio ieri. Sì. Non so se fosse più bella la piazza o la città. Esatto, stanno gridando in un modo pazzesco. E siamo in consiglio comunale. Sì, esatto. Bene, salutiamo, siamo in consiglio comunale, eccetera. Adesso andiamo a intervistare l'assessore Devita. Un attimo, qua c'è... eccolo qua. Lei ha visto che successo, che coreografia, questa è stata una bellissima cosa. Tutti stanno dicendo in questa città che è stata veramente scelta una zona veramente favolosa. Lei cosa mi può dire? Adesso così. Piazza Sant'Antonio si presta assolutamente a queste manifestazioni, è diventato un po' il salotto di Gorizia, una piazza stupenda, e ieri lo spettacolo è stato veramente eccezionale, straordinario, e quindi credo che per moda veramente sì, sia una manifestazione. Udine, Gorizia, Piera ci porta ogni anno, il prossimo anno faremo una ripetizione, spero che sia ancora più bella. Io aggiungo una cosa, ieri era piena piazza Sant'Antonio, c'era una manifestazione anche in Castello, piccola, più nicchia, ed era piena anche lì, vuol dire che a Gorizia la gente risponde e bisogna fare le cose. È vero, no? A Gorizia Sepol. Sì, Cesare, voglio dirti una cosa, tra poco vai con le premiazioni immediatamente, no? Allora, attenzione, prima hai visto, somiglia di essere in un mercato invece che c'è al Consiglio Comunale, guarda i tacchi che ha Elisabetta, la presentatrice. Buono. Due, oltre che i tacchi guardavo anche un'altra cosa. Va bene, io ti faccio vedere i tacchi che dopo parlo di lei. Seconda cosa, dico anche agli amici di Dudi Kreiner che noi il servizio del Dudi Kreiner lo manderemo in onda la prossima settimana. Adesso puoi andare, guarda, hai visto che gioielli ti faccio vedere? Sì, questa dai, era la Ida Jespica. Ecco, allora ti faccio vedere, qua abbiamo anche dalla Cina, qua, o dalla Corea. Va bene, allora intanto vai con le premiazioni. Premiazioni, allora la 18ª edizione del Mitel Moda Award è stata vinta dall'irlandese Amanda Grogan. Che dopo la vedremo dopo, vai con gli altri. Che è ispirata alle installazioni in feltro dello scultore americano Barry Leva. Il premio SIM Sistema Moda Italia è stata vinta dalla spagnola Ariadna Rovina Llorente, mentre all'olandese Pauline Van Dogen è stato attribuito il premio offerto dalla Camera Nazionale della Moda Italiana per la collezione più creativa. Il premio speciale per la giuria è stata assegnata al croato Igor Galas. Premi speciali anche premio Levis, assegnato alla slovena Diana Ljubicic, che meglio ha catturato lo spirito unico del denim contemporaneo, mantenendo gli standard di design e sartorialità senza tempo. Il premio speciale tessuto italiano, assegnato alla creazione con una mini collezione inedita, che è andata all'austriaca Katrin Kafka, mentre la neozelandese